1 settembre 2022, la data di una cesura insanabile per Rende, quando il cosiddetto sistema Cosenza era stato smantellato, anzi resettato per prendere ispirazione dall'altro nome dell'operazione, Reset, appunto. Rende, la città avveniristica, la sede dell'università più importante della regione, secondo gli inquirenti, non era immune dall'influenza dell''ndrangheta che si insinua nelle pieghe della politica. Al centro dell'indagine il sindaco e avvocato Marcello Manna, le elezioni del 2019 e i presunti patti con i boss per ottenere voti. L'anno scorso Manna finisce ai domiciliari, poi il riesame lo fa tornare in libertà, ma la sospensione dal ruolo diventa inevitabile anche per una seconda indagine della Procura di Cosenza, questa volta su un assessore della Giunta, Pino Munno. Nel frattempo, nel Palazzo Bianco e Grigio, moderna sede del municipio, arriva anche l'accesso antimafia della prefettura. Vengono scartabellati i documenti e la commissione, composta da ufficiali dei carabinieri e polizia, invia una relazione al Viminale. Nell'interregno assume le redini del comune la vice sindaca Marina Petrusevic, ma per il ministro dell'Interno Piantedosi evidentemente gli elementi raccolti sono sufficienti a decretare lo scioglimento. La decisione è assunta direttamente dal Consiglio dei Ministri, come sempre in questi casi, ma per Rende invece è la prima volta. Ora sarà la volta dei commissari, poi di nuove elezioni. Lato giudiziario, Reset, l'inchiesta è giunta all'udienza preliminare che si svolge nell'aula bunker di Lamezia. Le indagini sono state chiuse per 245 persone. Grazie.